Eccoci qua amici, oggi parleremo dell'invidia. L'invidia esiste e questa è una cosa di cui dobbiamo fare i conti. Spesso siamo portati a dividere le persone tra invidiose e non invidiose, ma secondo me l'invidia è un sentimento che riguarda tutti, ecco. Non esiste neanche quella cosa dell'invidia costruttiva, l'invidia distruttiva, l'invidia che magari è positiva perché ti porta anche a te a migliorarti. No, l'invidia è un sentimento che ha a che fare con l'odio ed è un sentimento che riguarda davvero tutti e che in fondo credo che giustifichi la maggior parte dei conflitti che si vedono in società, no? Ed è un sentimento che nasce secondo me da diverse ragioni, una delle quali il fatto che magari ci troviamo in un momento di frustrazione della nostra vita e ci dà fastidio che altri siano felici. Questa è una cosa che chi sta sui social, diciamo, è una cosa di cui uno se ne rende conto se sta sui social soprattutto, perché è molto molto evidente. Io ricordo quando Tommaso dell'Antico Vinaio pubblicò una foto della sua ultima auto, una Lamborghini, arrivarono una serie di commenti contro di lui sul fatto che fosse uno spaccone, facesse uno spaccone. E quindi quasi implicitamente volendo dirgli: guarda, l'auto te la puoi comprare, ma la devi nascondere, non la devi far vedere sui social, o quantomeno devi fingere di non averla, perché questa cosa dà fastidio, l'idea che qualcuno possa avere un qualcosa indipendentemente dal lavoro e dall'onestà con cui l'ha conquistata, ma quella cosa dà fastidio perché una parte di noi, di tutti noi, è preda dell'invidia. Anch'io sono invidioso, lo siete anche voi, siamo tutti invidiosi. E questa è la grande verità che neghiamo a noi stessi. Cioè la grande verità che ignoriamo a noi stessi è che magari l'invidia è un sentimento che appartenga agli altri e non a noi. E invece se uno si fa un esame di coscienza, io me lo faccio, ci sono state occasioni dove ho invidiato e ho odiato probabilmente anche delle persone per, diciamo, dei benefici che avevano, dei risultati raggiunti, sia, non voglio sindacare se fossero stati raggiunti onestamente o meno, però ti veniva quella rabbia, no? Ti dica: caspita, ma vedi, questo ha raggiunto sto risultato, no? E un'altra ragione per cui ci ho ragionato molto riguarda proprio il caso di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni ha mostrato sempre in maniera molto vivace la sua vita a 5 stelle sui social, la sua casa da 700 metri quadri, e questa cosa inevitabilmente ha portato, immaginate a Milano, dove la maggior parte dei giovani fondamentalmente vive in un buco, ha difficoltà a sopravvivere con lo stipendio, a trovare una casa, vive in condizioni disagiate, questi qua se vedono la casa di Casa Ferragni è chiaro che questa cosa implica invidia e implica anche una certa quantità di odio, quasi a dire: caspita, ma a questa le va tutto bene, non gli va mai nulla di storto. Quello che mia mamma chiamava l'occhio, la gente ti prende a occhio, stai attento. Nella vecchia cultura meridionale, che è una cultura forgiata, no, sulla saggezza popolare, era ben noto quest'idea che la gente, se vedeva che eri felice, ti odiava, ti prendeva occhio, e la felicità poi spariva perché la gente ti aveva preso l'occhio. Molti andavano dai maghi, no? Io mi immaginavo questo occhio gigante che vegliava su tutti noi, però andavano dai maghi per farsi togliere, c'era, cioè, il malocchio, mi ricordo. Vatti a togliere il malocchio, la gente ti prende a occhio, la gente ti invidia. E questa cosa derivava perché nella saggezza popolare era ben noto che se
la gente notava che avevi raggiunto dei risultati e loro no, avrebbero voluto toglierti quello che avevi raggiunto, crearti problemi o crearti degli ostacoli. Quindi l'invidia è un qualcosa che è connaturata all'uomo. I don't want to be in your video, cut me out. I don't have you in my video. I don't want to be in your video, cut me out. Okay. Allora, c'è un pazzo che mi segue. Ragazzi, corriamo da un pazzo! Bene amici, penso di aver seminato il pazzo. Non mi avrebbe mai potuto vincere. Io sono veramente un corridore nato.
La vittoria è sempre mia, ragazzi. Vi è piaciuto sto video? Questa è la bellezza di New York. Tratto, la cosa negativa di New York è che oggettivamente, no, potresti anche difenderti e prenderla a pugni una persona del genere, però poi va dalla parte del torto, soprattutto quando ci sta, diciamo, una certa differenza. Allora meglio scappare, ragazzi. Bene. Oh, comunque ho notato che respiro, riesco facilmente a... a difendermi con la corsa. Bene. Benissimo, continuiamo, ragazzi. Penso di aver fatto un bellissimo video, proprio molto realistico. Mi è piaciuto per questo. Il realismo del video. Bene, amici. Io direi di stopparlo così il video perché è venuto bello, mi piace, mi è piaciuto, dai.